prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie cutanee. Quando è utile effettuare una visita dermatologica, lo scopriamo insieme al dottor Strippoli alla Clinica San Martino. Seguiteci! Buongiorno dottore. Buongiorno a lei. Oggi siamo venuti a visitare il reparto di dermatologia della Clinica San Martino. In particolare parliamo di dermatologia oncologica, quindi quando si arriva ad effettuare degli interventi per delle problematiche cutanee. Come si arriva quindi a questo punto a parlare di dermatologia e di interventi chirurgici proprio? È sempre più importante il discorso della diagnosi precoce per quanto riguarda le lesioni pigmentate e i cosiddetti tumori non melanoma, che sono una delle cause più frequenti di visite dermo-oncologiche che effettuiamo all'interno di questa clinica. Da dove vi sto parlando è proprio la sala operatoria della nostra divisione dermatologica chirurgica, dove appunto, grazie, come poi vedremo, a degli strumenti tecnologicamente avanzati, è possibile fare una diagnosi precoce di tutte quelle che sono le lesioni pigmentate atipiche e i tumori non melanoma della cute. Ecco, quando un paziente deve recarsi da lei perché magari appunto avverte qualche stranezza, qualche anomalia? Noi consigliamo ovviamente sempre di fare almeno una volta all'anno un controllo dermatologico. All'interno poi della visita sarà lo specialista, in questo caso noi della struttura dermatologica, a diciamo così, indirizzare al paziente per fare dei controlli clinici più frequenti in base al numero di nevi o in base a delle caratteristiche particolarmente atipiche di alcune lesioni pigmentate. Gli strumenti che abbiamo a disposizione qui in clinica ci aiutano proprio ad affrontare in maniera precoce e più precisa questo tipo di problematiche cutanee dei nostri pazienti. Quindi noi consigliamo comunque sempre di fare a tutti almeno una volta l'anno un controllo, uno screening dei nevi cutanei. Quindi innanzitutto mantenersi controllati proprio per questa parte di prevenzione di cui abbiamo parlato. Esattamente. Una volta che si viene a fare la visita, appunto abbiamo degli strumenti tecnologici avanzati per approfondire. La visita si basa prima di tutto su uno screening generale che viene effettuato dal dermatologo. Nei casi in cui lo specialista seleziona delle lesioni particolarmente importanti da controllare, qua alla mia sinistra abbiamo uno strumento che si chiama dermatoscopio in epiluminescenza, che è uno strumento computerizzato digitale che permette di ingrandire, come poi vedremo, le immagini delle lesioni pigmentate a forte ingrandimento e quindi di poterle anche memorizzare all'interno di un hard disk, come un qualsiasi computer, e di controllare in maniera precisa nel tempo queste lesioni, quindi prendere poi delle decisioni sul fatto di andare a rimuovere o meno le lesioni che abbiamo selezionato. Vi farò vedere l'utilizzo proprio del dermatoscopio digitale. In questo caso abbiamo una paziente con un nevo che abbiamo individuato, un nevo abbastanza pigmentato, un po' irregolare alla visita preliminare, e sottoporremo questo nevo della paziente all'esame col dermatoscopio digitale, che ci permetterà di osservare meglio la lesione a maggior ingrandimento e, se sarà necessario, memorizzarla all'interno del nostro computer per poi essere ricontrollata tra qualche mese nel tempo, appunto. Vedete, in questo caso il nevo che viene visualizzato sullo schermo digitale, abbiamo la possibilità automaticamente di andare a ingrandire fino anche a 30 per la dimensione del nevo per poterlo osservare meglio, e come vedete in questo caso, schiacciando questo pulsante, l'immagine viene, come viene detto, frizzata sullo schermo, in questo caso memorizzata all'interno del computer, e noi tra qualche mese riconvocheremo la paziente per ricontrollare il nevo nelle sue caratteristiche sia dimensionali che di pigmento, se si è modificato oppure non nel tempo. Questo ci permette di essere estremamente più precisi e diagnostici per poter poi garantire alla paziente il fatto di poter rimuovere o no la lesione, se fosse necessario, in tempi rapidi. Altri strumenti che possono rientrare, insomma, in questi casi chirurgici? In alcuni casi, ovviamente sempre selezionati dallo specialista, abbiamo la possibilità di rimuovere alcune lesioni preneoplastiche o comunque non francamente neoplastiche, ma che possono dare fastidio al paziente tramite l'utilizzo del laser chirurgico CO2 che abbiamo a disposizione qua in clinica, che tramite un intervento molto semplice, a volte senza necessità neanche di anestesia locale, è possibile asportare in maniera molto rapida
delle lesioni appunto precancerose o delle lesioni parafisiologiche fastidiose per il paziente. Ci ha detto in maniera rapida, quindi insomma parliamo anche di tempi brevi per effettuare poi questi trattamenti? Assolutamente sì, noi abbiamo la seduta operatoria tutte le settimane con un numero di slot frequenti, quindi dalla visita eventualmente poi all'asportazione chirurgica il tempo che intercorre è comunque breve. Bene, dottore, grazie per averci mostrato appunto un possibile trattamento, una visita con un paziente. Noi torneremo alla clinica San Martino. Grazie. Grazie a voi e vi aspettiamo qua in clinica.